Visto la giornata e quindi la non possibilità di essere nelle nostre postazioni e sfruttare il passaggio delle persone, abbiamo deciso comunque di esserci e stiamo sfruttando uno spazio del palazzo pubblico che è concesso a tutti, utilizzato da tutti in maniera ordinata. Senza intralciare la circolazione dei pedoni sulle scale, siamo ai due lati del Palazzo di Giustizia e non solo in maniera ordinata, non solo in sicurezza, ma senza disturbare, in silenzio, poiché anche oggi abbiamo deciso di essere in avversione. Di come ci vorrebbero, e cioè ci vorrebbero con le bocche tappate, ma in realtà i nostri messaggi dicono il contrario. E questo aprirà poi lo spazio a ciò che urleremo ancora una volta domani, sempre sui nostri cartelli. Nell'occasione di questa diretta, volevo ricordare, è al contrario il tuo cartello. Volevo ricordare un punto importante, lo stato di necessità. Conosciamo la condizione per la quale attraverso uno stato di necessità viene concesso ciò che il cittadino richiede, esercita, comunica. Lo stato di necessità è una condizione opinabile, ma di diritto giuridico. Noi non dimentichiamo, siamo in uno stato di necessità e quindi, come è nostra abitudine esercitare i nostri diritti, probabilmente continueremo a farlo. E siamo pronti, come tutto ciò che siamo pronti ad affrontare, siamo pronti anche a discutere su eventuali azioni, scelte, posizioni per lo stato di necessità. Chiudo questa nostra diretta con un'altra specifica, ma che è rivolta agli addetti ai lavori. È un messaggio che probabilmente potrà captare soltanto chi si sente chiamato in causa. Vorrei ricordare che stiamo parlando di dati di fatto. Cercare di portare, di spostare, di confusionare questa condizione sulla persona e non sui dati di fatto non è corretto, non è eticamente giusto, non è legge. Ma anche se accadesse, io sono pronta anche a questo. Non sarà spostare l'attenzione sul mio carattere a far perdere le tracce di ciò che stiamo portando avanti.